È di Serena Dandini il libro da cui il gruppo Parola di Donna trae oggi le letture contro la violenza sulle donne. Perché abbiamo scelto Serena Dandini? L'abbiamo scelta per quel mix speciale e vitale di ironia, intelligenza e attenzione che in lei si uniscono bene, creando campo fertile per i cambiamenti. Perché non basta riconoscere il male. È necessario conservare la vitalità e la dignità nel trattarlo. È necessario conservare forza e giusto distacco. Perché accanto al male piangere è inevitabile. Ma muoversi con mente libera e creativa è l'unica soluzione. Ed è giusto, utile e bello. Ironia, creatività, amore e giusto distacco sono prerogative che ci rendono donne compiute. È con questo sguardo che leggiamo e ascoltiamo e vogliamo mantenere questo sguardo nel gestire le criticità. Si tratta di storie vere, alcune di parecchio tempo fa o di altrove, altre molto vicine a noi. Ognuna di esse è stata raccolta e studiata con cura. Hanno nomi e cognomi. Serena Dandini le ricompone nei particolari, in una forma narrata in prima persona da loro, le donne vittime di femminicidio. Dall'aldilà si interrogano e ci interrogano. L'autrice segue il modo tracciato da Edgar Lee Masters nell'antologia di Spoon River. Dove sono Ella, Kate, Meg, Edith, Lizzie, la tenera, la semplice, la vociona, l'orgogliosa, la felice. Tutte dormono sulla collina. Dai, vieni con me, non aver paura. Devi solo raccontare la tua storia, non ti mangia nessuno. Niente, si vergogna. Non vuole. È rimasta timida anche dopo il trapasso. Io invece non lo ero prima e non lo sono ora. Guarda che lo devi raccontare tu come sei volata nel paradiso di Allah. E mica posso farlo io, che sono di Caltanissetta. Tanto per cominciare, diglielo tu che di vergini qui neanche l'ombra. Siamo tutte donne con una certa esperienza. E non te la prendere, era solo una battuta. Eppure... quando siamo da sole ci fai sempre ridere. È brava lei a raccontare. Dai, dice almeno quella del talebano con la bocca larga. E va bene, comincio io. Nome, Carmela. Cognome, Rositano in Mantade. Mantade il cognome da sposata, sono coniugata Mantade. Nata a Caltanissetta, il eccetera eccetera. Deceduta a Caltanissetta, il eccetera eccetera, per mano del suddetto marito Mantade Totò. Motivazione? Delitto d'onore. Lo sai che vuol dire. È come da voi, uguale. Tu a Tabriz, io a Caltanissetta. Io un po' d'anni fa e tu l'altro ieri. Io in Italia e tu in Iran. Io con la lupara e tu lapidata. Beh, sei adultera pure tu, che vuoi fare? Sono cose che capitano nella vita. Il problema è che se sei donna sono cose che te la tolgono la vita per sempre. A Totò gli hanno dato soltanto 5 anni. C'era ancora la legge che dava una mano a questi mariti disonorati. Adesso ne ha sposato un'altra, ma la mena solo. Per ora. Io sono una specie di veterana qui. Accolgo le nuove arrivate. Le metto a loro agio, le divido per settori. Almeno fino a qualche tempo fa. Adesso c'è un pienone che stiamo tutte mischiate. Prima ci sistemavano per religione, razza, colore. Poi è finita l'arembaggio. Tanto sai come sono fatte le donne. Chiacchierano, fanno subito amicizia. Infatti, ora stanno tutte insieme. Persino ebrei e palestinesi. Serbe e bosniache, gatti e cani. E poi, da quando sono arrivate le trans, si balla tutte le sere. Hanno portato la musica brasiliana e la pace è finita. Signore, dona loro l'eterno riposo. Speravo di riposare almeno trapassata. E invece un trenino tutte le sere. Queste non smettono mai. Allora, vuoi raccontare?
Ecco, ne è arrivata un'altra. Ormai è un continuo. Ne ammazzano una ogni 2 giorni, solo in Italia. Fatti un calcolo, non mi fermo più un attimo. Da dove arriva? Cambogia. Ma dov'è la Cambogia? È qui che è diventata una Cambogia. Beh, io vado. Tocca a te ora parlare del tuo amore dagli occhi di gatto. Lui vendeva stoffe al mercato e aveva gli occhi di gatto. Ma io ero già sposata con Mamed, che aveva 40 anni più di me. Mamed l'ho incontrato la prima volta il giorno del nostro matrimonio e ho pensato: almeno questo vecchio non ha i baffi. Mia cugina è stata più sfortunata, il suo aveva pure la barba. Mia madre l'hanno sposata a 13 anni, ha fatto 13 figli. Mia madre mi ha detto: segui il tuo destino come una spiga al vento e vedrai che la vita passa presto, come in un soffio. Ma lui aveva gli occhi di gatto e all'improvviso il vento si è fermato, mentre il mio cuore si è svegliato e cominciato a battere forte. Ci siamo innamorati dell'amore. Ogni giovedì, al mercato di Tabriz, su un letto di damaschi e sete preziose. Tutte mi chiedono: com'è morire sotto una pioggia di pietre? Il contrario esatto dell'amore. Il cuore si ferma e diventa tutto buio. Ma quello che mi ha veramente ferito è stato l'applauso finale di tutti gli uomini del paese. Forse volevano il bis, ma io ero già sepolta. C'erano pure mio padre e mio fratello da applaudire. Tutte mi chiedono: com'è morire sotto una pioggia di pietre? Conviene! I parenti risparmiano per la tomba. Ma anche sotto tutte le pietre del deserto di Garmsar, nessuno potrà mai togliermi il mio amore dagli occhi di gatto. Allora, questa è la chiave del cancello, questa è del portoncino blindato. No, questa è del garage. Aspetta, da capo. Questa è del portoncino. Se cambio la serratura, ha detto che m'ammazza. Dice che è anche casa sua, solo perché ci ha abitato, ma io ci stavo in affitto da prima che arrivasse lui. Ma se cambio la serratura ora m'ammazza. La cambio o non la cambio? E io non l'ho cambiata. Così è entrato di notte tranquillo con le sue chiavi e mi ha strangolata mentre dormivo. Il ragazzino non si è accorto di nulla, ha continuato a dormire. Era bravo con il ragazzino, lo portava ai campi sportivi a vedere le partitelle. È stato quello che mi ha ingannato. Se uno è buono con il ragazzino, è buono pure con me, pensavo. Mi sentivo tanto sola, la fabbrica, il ragazzino. Mi piaceva vedere un uomo dentro casa la mattina. Sono belli i maschi in bagno, mentre si fanno la barba, con quel buon profumo di pulito. Ah, per essere pulito era pulito. Si cambiava 2 camicie tutti i giorni. Io non ero una grande stiratrice, lo so, ma lui era un po' fissato. È colpa delle madri che abituano questi maschi come al Grand Hotel e poi, quando escono nel mondo vero, non ci si ritrovano più. Se avessi avuto i soldi, ci andavo io al Grand Hotel insieme al ragazzino e lasciavo quella maledetta casa che mi avevano detto al centro antiviolenza. Cambia la serratura. Ma io ci avevo paura che mi ammazzava. L'aveva urlato ai 4 venti. Se cambia la serratura, l'ammazzo. E io non l'ho cambiata. E infatti è entrato e mi ha ammazzato. Non c'è una logica. Chi ci capisce qualcosa è bravo. Allora, questa è della porta principale. No, è del cancelletto. Entrava e usciva tutte le ore come gli piaceva. Accendeva la televisione a tutto volume di notte, mi svegliava il ragazzino, svuotava il frigorifero, si mangiava la spesa di 2 giorni. Era abituato a servirsi a piacimento. E poi veniva in camera da letto e anche lì si serviva a piacimento. Solo nel bagno non aveva le chiavi. Lì potevo chiudermi a piangere in santa pace.
Eppure, dopo l'ultima discussione, sembrava acchietato. Vedrai che ha capito, ho pensato. E non mi ha neanche detto, se cambi la serratura t'ammazzo. Allora mi son detta, quasi quasi domani la cambio. Ma mi ha ucciso prima. Io non lo volevo offendere, volevo solo lasciarlo, o meglio, volevo che lui ci lasciasse in pace a me e al ragazzino. Ma lui dalla madre non ci voleva tornare, eppure la madre stirava meglio di me. Me lo diceva sempre. Dovresti imparare da mia madre. Non ho fatto in tempo. Scusate, glielo dite voi alle ragazze del centro antiviolenza che ci avevano ragione? Io non le ho più trovate. Dice che hanno dovuto chiudere per via dei tagli. Ora al posto loro c'è una banca, ma il mutuo non me l'hanno dato. Peccato, volevo tanto cambiare casa. Ora mi sono rimaste solo queste chiavi e non mi ricordo neanche cosa aprono. Questa è del cancello e questa? Ma... Scegliere la scarpa giusta per correre è una faccenda molto seria. Diffidate di chi insinua che una vale l'altra. Dicono che se hai voglia di muoverti non c'è bisogno di fare tanto i perfezionisti, ma evidentemente non sono dei veri appassionati. Io ho sempre amato correre. Luogo ideale, un parco la mattina presto. Parco ideale, Central Park, ovvero il centro del mondo con tanto di scoiattoli, che vuoi di più della vita? L'abbigliamento sportivo può essere stravagante e personalizzato. Una mia amica corre con una tuta di pile di color orso bruno. È convinta di muoversi meglio, ma sulle scarpe anche lei non transige. Le migliori per noi sono l'ultimo modello delle Casper, le K2, quelle che sotto il tallone hanno un nuovo sistema rivoluzionario, così dice la pubblicità, un sistema di ammortizzatori che grazie a una serie di spazi sottovuoto nella zona tallone scarica gli sforzi e ti sembra di volare. Le indossavo nuove di zecca quella mattina di febbraio. L'erba era gelata e in alcuni tratti in ombra l'asfalto era ricoperto da sottili lastre di ghiaccio. Le mie Casper viola avevano le ali e superavano ogni difficoltà con leggerezza. Dallo Hudson tirava un vento gelato, ma io ero coperta bene. Pantacollani in fibra, maglia termica, cuffie imbottite con auricolari e una musica calda che scioglieva i pensieri. Se mi avessero chiesto: cos'è la libertà per te, Maggie Holmes? Avrei descritto proprio quella gelida mattinata di febbraio. Certo, avere 16 anni aiuta, ma devi anche saper cogliere il momento, fare lo sforzo, allungare lo sguardo e godere l'attimo fuggente, mentre con la coda dell'occhio non devi perdere lo scoiattolo che ti insegue da platano a platano in un'impossibile gara che avviene solo nei cartoni animati di Walt Disney o in una giornata perfetta sulla Terra. Chissà che gli è balzato in testa, o forse mi aspettava da sempre. Dietro i cespugli, nascosto tra gli alberi, ha fatto fuggire i miei scoiattoli che sono stati più veloci di me. Mi ha braccato, buttato a terra, bloccato le mani e i polsi, tappato la bocca. Una parte di me ancora correva tra i viali del West Side. Volevo arrivare nei campi dove le fragole maturano anche d'inverno. Strawberry Fields Forever. Eppure, nonostante le scarpe nuove e le ali ai piedi, non ce la facevo a muovermi. Lui era dappertutto, sopra di me, dentro di me. Ho cercato di urlare e scalciare con le mie Casper K2, ma non c'è stato niente da fare. E alla fine, con un'enorme pietra, mi ha spaccato la testa. Ho chiuso gli occhi, per sempre. Neanche a Central Park, neanche per una ragazza nata e cresciuta a New York, è facile essere libera. Peccato, era una mattina perfetta.
Non sono d'accordo. Ci sono milioni di uomini che amano veramente le donne. Sono tanti e sono meravigliosi, sono gentili. E non sto parlando dei gay. Sto parlando dei ragazzi che ti fanno sentire regina e principessa, che gli piaci proprio come sei e non cercano un'altra donna dentro di te. Sono compagni di viaggio, amici, teneri amanti, come Luigi di Varese. Amore mio bellissimo, che papà non ha voluto. Mio padre a modo suo mi voleva bene e anche mio fratello, ma mi hanno dovuto sgozzare perché non sentivo ragioni. Io sono Hamina, la sposa cadavere. Con Luigi ci stavamo sposando di nascosto, ma qualcuno ha fatto la spiata e all'alba mi hanno giustiziato. Poi mi hanno seppellito in giardino, sotto il melograno. Mamma non ha voluto guardare. Non mi spettava Luigi di Varese, giovane meccanico italiano con officina in proprio, che mi aveva insegnato tutte le canzoni di Vasco e le urlavamo al vento sulla sua moto marca Ducati mentre andavamo a ballare. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. E proprio in un'alba chiara hanno deciso che mi dovevano domare. Ma io sono sempre stata una cavalla pazza e ho resistito fino alla fine. Non mi aspettava Luigi di Varese. Ero stata già promessa a qualcun altro. Per me era prevista un'altra storia, scritta da quando ero piccola, che non si poteva cancellare. Una storia che veniva da tanto lontano, dalla valle di Bamijan, dove vivono ancora i miei nonni. Ma i Buddha giganti di pietra non ci sono più. Facevano paura ai talebani e li hanno battuti per sempre. Anch'io facevo paura e non ero neanche un gigante. Gliel'ho chiesto quella mattina. Mamma, posso scrivermi un'altra storia? La invento da me, come i vestiti che so farmi da sola, quelli sbracciati, colorati, che metto di nascosto. Vorrei una storia così, con un finale diverso, dove ci sia pure il viaggio in motocicletta che voleva Luigi, su, su, fino a Capo Nord, per scoprire le notti bianche, che sono bianche proprio come l'alba chiara di Vasco. E invece mi è rimasto solo l'arancione del melograno che fiorisce ogni primavera e fa frutti succosi, ricchi di semi rossi, come il mio sangue. Cara Luisella, mandami per favore i compiti per le vacanze, che così li faccio in viaggio, sempre se posso. Mi aspettano grandi cose giù nel Mali. Te l'ho detto che ho una nonna che ancora non conosco? Non vedo l'ora di vedere com'è il mio paese. Mia mamma è tutta eccitata perché i parenti hanno preparato una grande festa per me. La fanno sempre quando le bambine diventano signorine, è una tradizione. Mi ha detto con orgoglio, stai per diventare una vera donna. Spero che ci siano anche regali e sorprese. Lo sai che adoro le sorprese. Appena arrivo a Bamako, così si chiama la mia città, ti scrivo e ti racconto bene. So che stanno organizzando tutte le zie e le donne di casa. Ci sarà anche un piccolo rito solo per me. La mamma ha detto che non mi devo preoccupare, che lo fanno tutte le ragazze giù da noi. Giù da noi si usa così. Mi ha detto che è solo un taglietto. Se non lo fai, non trovi marito e quindi, cara mia, poche storie. Si deve fare. Un attimo e passa la paura. Tanto, noi ragazze siamo coraggiose. Ti ricordi quando eravamo da sole con il temporale quella sera che è andata via la luce? Mica abbiamo avuto paura.
Certo, eravamo insieme e un po' mi manchi. Mi piacerebbe tanto che tu venissi a tenermi la mano, cara amica del cuore. Ma ci vediamo a Roma i primi di settembre, quando ricomincia la scuola, e io sarò una donna vera. Ora ti lascio perché devo fare la valigia. Ti voglio bene, tua fatuamata. Postscriptum. Mi dispiace, Luisella. Non sono riuscita a spedire la lettera dall'aeroporto. Pensavo di farla appena arrivata a Bamako, ma non mi hanno dato un momento di tregua. Pensavo di farlo dopo la cerimonia, ma qualcosa è andato storto durante la festa. La nonna non ha più la mano ferma quando taglia. Sono morta di emorragia mentre mi portavano all'ospedale. Ecco perché non ti è arrivata la mia lettera, ma spero che ti raggiunga da qui. Giustificami con la professoressa, perché i compiti delle vacanze non ho fatto in tempo a farli. Ti voglio bene, tua fatuamata. Postscriptum del postscriptum. Ti voglio dire una cosa. Non diventare mai una donna vera. È molto meglio rimanere bambine per sempre. Ancora ti voglio bene, fatuamata. È più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che una donna manager entri in un consiglio di amministrazione. Ma io ce l'ho fatta. Non è stata una passeggiata. Sono battaglie che lasciano i segni, ti possono indurire, a volte ti incattiviscono pure. Questa piega amara sulla fronte, per esempio, prima non ce l'avevo, ma che volete? Ogni cosa ha il suo prezzo. E se hai i soldi per pagarti un po' di botulino, si vede molto meno. Io appartengo alla generazione di donne che ha rinunciato ai figli per la carriera. Non me ne pento. Ho coltivato delle amicizie meravigliose. Mica è detto che una donna per realizzarsi deve per forza essere mamma, come dice la pubblicità dei pannolini. Poi tanto, ci sono gli uomini che ti scaldano il cuore. Io addirittura ho sposato un collega. È bello lavorare spalla a spalla, sentirsi complici e uguali, tonnellate di email da smaltire la sera prima di ritrovarsi finalmente a letto. Stessi iPad, stessi orari, stesso stress, stessi iPhone o BlackBerry, perché c'è sempre qualcuno che preferisce il BlackBerry. Stessi viaggi di lavoro, freccia rossa, wifi, stesse VIP lounge, stessi stipendi. Ecco, finché sono stati gli stessi è andato tutto bene. Io ci ho messo un po' a raggiungerlo, si sa. A pari curriculum noi donne siamo considerate meno spendibili, meno autorevoli. Dobbiamo essere 3 volte più brave per ottenere lo stesso risultato. Ma alla fine ce l'ho fatta. Il problema è che poi l'ho superato. Ho cominciato a guadagnare più di lui. Non l'ho fatto apposta. Anzi, mi vergognavo anche un po'. Subito non gliel'ho detto, non so perché, ma dentro di me mi sentivo in colpa, come se superarlo economicamente fosse un affronto alla sua virilità. Avevo paura di umiliarlo. Ma poi mi sono detta che il mondo era ben cambiato dai tempi di mio padre, che non ha fatto mai lavorare la mamma, anche se era laureata. Per decoro o per decenza, e che non si dica che la sua signora era costretta a faticare. A lei invece sarebbe piaciuto tanto, ma non l'ha mai contrariato. Io sì, e così ho fatto outing, offrendogli un weekend 5 stelle a Parigi. Da lì sono iniziati i guai. Lentamente, sottilmente, un veleno si è infiltrato nel nostro rapporto. Io non ero più così simpatica né tanto intelligente come prima. Anzi, ogni motivo era buono per assestare un colpetto alla mia autostima, che si sa, nelle donne è già traballante di suo. Piano piano ha cominciato a colpirmi, prima in privato, poi in pubblico, davanti ad amici e colleghi. Un risentimento sordo, un sarcasmo feroce,
una critica impietosa e continua. Non andava mai bene quello che facevo. Un match senza esclusione di colpi, anzi, un colpo dietro l'altro, fino a quello definitivo. Un portacenere di marmo tirato in piena fronte una sera di maggio, appena tornati da un convegno sui tassi di interesse. Ero ancora viva, poteva salvarmi, e invece mi guardava con stupore, immobile. Io respiravo a fatica, finalmente debole e arrendevole. Mi aveva messo a terra. Non voleva farlo, ma non aveva più argomenti per spiegarmi la sua inadeguatezza. Ero cresciuta troppo per lui. Non ce la faceva a starmi al passo. Non riusciva più a reggere il confronto. Si sentiva inferiore e non aveva altra scelta che ricorrere alla forza fisica. In quella era ancora superiore a me. Almeno ha vinto l'ultima partita. Stava sempre su Facebook, una fissa. C'aveva pure Twitter, ma come gli piaceva Facebook, neanche il Milan lo prendeva così. Sempre a modificare il profilo, ad aggiungere foto e ad accettare amici. Ma quanti amici hai? Come le figurine. Ce l'ho, mi manca, ce l'ho. Io avevo solo due amiche, ma molto care. E non ci vedevamo sulla rete, ma al bar. Loro, le mie amiche, ci avevano provato a dirmelo, che non era un uomo adatto a me. Ma esiste un uomo adatto? Più che altro ci si adatta. Donne e uomini si cercano, si desiderano, e se va bene si possiedono. O se ti va male come a me, si rimane possedute. A casa lui era spesso taciturno, sempre chino sul computer. Più che rivolgermi la parola, grugniva. Questi social network sono molto impegnativi. Bisogna rispondere alle nuove richieste d'amicizia, ai messaggi, taggare, condividere, aggiungere foto, aggiornare lo stato, commentare i post. È un gran lavoro che a volte lo assorbeva fino a notte fonda. Per stargli più vicina avevo aperto anch'io la mia pagina Facebook. Almeno ci potevamo parlare un po'. A distanza meglio che niente. Il mio profilo me l'ha scritto lui. Musica preferita le 3B, Baglioni, Battisti, Battiato. Film preferiti, quelli li ho messi io. Love story, come eravamo. Situazione sentimentale. Fidanzato ufficialmente. Clicco mi piace, smile e doppio smile, cuoricino. Io, ad essere sincera, avrei preferito un rapporto un po' meno virtuale. Qualche coccola, attenzioni. Sì. Lo ammetto, gli ho chiesto di più. Gli ho dato anche un ultimatum. L'ho pregato di spegnere il computer almeno la domenica mattina. Mi ha cliccato non mi piace, faccina triste. L'ho lasciato. Ma non se n'è accorto. Non sapevo come dirglielo. Allora ho modificato il mio profilo su Facebook. Situazione sentimentale? Single. Finalmente ha capito. È stato lì che non ci ha visto più. Gli è sembrato troppo umiliante essere lasciato così, su internet, davanti a tutti i suoi 1000 amici virtuali. Potevo essere più discreta, almeno comunicarglielo a voce, a tu per tu. Ha detto proprio così, a tu per tu. Volevo cliccare non mi piace, anzi non mi piaci più tu. Ma non mi ha dato il tempo. Mi ha tirato un colpo di pistola dritto in fronte. Cadendo l'ho guardato finalmente negli occhi. Erano verdi. Me li ricordavo.
Scusate, è wifi questo posto? Non ho neanche una tacca. Che strazio, ma dove sono capitata? Allora, chiariamo subito. Ci deve essere un equivoco, un fraintendimento, come si dice, un qui pro quo. L'ho già detto alla direzione. Controllate meglio le carte. C'è chiaramente un errore. È lampante che io non ho niente a che vedere con questo esercito di poveracce. Non per razzismo, per carità. Io, la famiglia cingalese che lavorava da me, l'ho sempre trattata da Dio. Avevano persino il frigobar nella stanzetta, anche per non sentire l'odore di quei loro cibi tipici che si attaccano dappertutto e non ti mollano più. Insomma, vorrei uscire da questo girone. Come li chiamate voi? Settori? Si vede benissimo che io non c'entro niente. Sì, è vero. Sono morta per mano di mio marito. No, anzi. Intanto non è stato lui materialmente, ma ha soldato dei killer. Vuoi mettere? Ben due. E scusate se è poco di questi tempi. Di quelli professionisti veri, che si vedono solo nei film americani. Non avrebbe mai permesso che qualche cafone dell'andrangheta al sapor di induia si occupasse del lavoretto. Almeno l'ultima immagine che mi è rimasta stampata sulla cornea è stata quella di due uomini massicci palestrati con doppio petto blu. Vuoi mettere? No, carina, non è lo stesso. Intanto io sono rimasta integra. Bella, elegante, trucco leggero, capelli a posto, senza una macchia di sangue. Mi hanno strangolato con un foulard di seta di Hermès e hanno avuto l'accortezza di lasciarmelo sul collo a coprire segni e rughe varie. Cadendo, non ho perso neanche le Chanel tacco 6. Ero perfetta. Non so che mi era preso. Volevo lasciarlo, ma così... Forse non dicevo sul serio, era un'ideuzza, un capriccio. Lo so che si poteva andare avanti in eterno. Ognuno faceva la sua vita, aveva le sue abitudini, camere da letto separate, tanto che ho pensato che uscendo piano piano alla chetichella dalla sua esistenza non se ne sarebbe neanche accorto. In fondo non mi ha mai amato veramente. Gli piacevo perché ero decorativa. Stavo bene su tutto. Dallo yacht al salotto in pelle bianca. Non stonavo mai e impreziosivo l'ambiente. Non ho mai sbagliato un vestito o una pettinatura. Mai overdressed o underdressed. Dove mi appoggiava facevo la mia porca figura. Non so che mi è preso. Chissà che volevo dimostrare. Me l'aveva sempre detto che ero una cretina. Lo diceva anche mio padre. Ma mio marito era più affettuoso. Mi chiamava la sua cretinetta. Dove vuoi andare, cretinetta? Stai buona? Vai dal parrucchiere e fatti le unghie e non pensarci. Sei la mia bella statuina, la mia natura morta preferita. Non darmi pensieri che io ne ho già tanti con l'impresa, le banche, i creditori. Lui è un manager, mica un poveraccio da cavalleria rusticana. Volevo il divorzio. È allora che l'avvocato gli ha consigliato di farmi fuori. Gli costava meno, anche se il killer non li poteva scaricare dal 740. Che vuol dire che alla fine mi ha fatto secca come tutte voi? Cioè morta è morta. E poi io forse me lo sono meritato. In fondo sono sempre stata una cretinetta. Me lo diceva pure papà. Anche se a me questo cretinetta non mi è mai andato giù. Ma dove potevo andare? Che volevo dimostrare? Allora, mi spostate o che? Guardate che qui io non posso rimanere un minuto di più. Se solo prendesse questo telefono saprei io chi chiamare. Ma pure il cellulare ormai è più morto di me. Gliel'aveva detto a tutti. A mia madre, a mia suocera, ai carabinieri, ai colleghi di lavoro. Quando ti dico tutti, è tutti. L'aveva detto anche agli amici del bar e ai vicini di casa, al postino, agli imbianchini che erano venuti a dare una rinfrescata alle pareti della cucina.
Lo sapevano proprio tutti, anche quelli del distributore di benzina. Pure la sala giochi lo sapevano tutti, e anche i clienti del salumaio l'aveva detto pure a loro che mi avrebbe ammazzata. E infatti, quando l'ha fatto non si è meravigliato nessuno. Già lo sapevano. Sui giornali hanno scritto un raptus improvviso di follia. Ma quando mai? Ma erano anni che lo diceva i quattroventi. A me veramente mi è sembrata una morte annunciata. Io ci ho avuto l'annunciazione come la Madonna, bella, chiara, risaputa. Una soddisfazione in un paese dove non si sa mai niente. La chiamano l'Italia dei misteri. Ma quelli veri che rimangono misteri anni e anni. Ustica, la strage di Bologna. Qualcuno sa qualcosa? Niente. Qualcuno ci ha capito qualcosa? Buio. E invece quando sono morta io, lo hanno capito subito tutti che mi aveva ammazzata mio marito. Certo, gliel'aveva detto a tutti che lo faceva e l'ha fatto. Sono soddisfazioni. Una sola cosa non mi torna. Ma se lo sapevano tutti, perché gliel'hanno lasciato fare? E io? Perché gliel'ho lasciato fare? Sono la voce delle mie antenate. Sono la vita che scorre verso la terra. Sono mia madre. Le mie nonne. Le madri delle mie nonne. Sono un mandala infinito di donne. Vivendo attraverso di me e guarendo accanto a me. Sono il sangue silenzioso, rinascendo, rivivendo. Sono l'utero di ogni donna della mia stirpe. Sono il sangue di ognuno di essa, onorata, benedetta, celebrata. Sono il suo canto, la sua preghiera, la sua emozione. E siamo qui per seminare semi nel suo nome. Vogliamo anche dirvi di uno strumento semplice, un aiuto per le donne che subiscono violenza o stalking. 1522 è un numero di telefono gratuito attivo 24 ore su 24. È un servizio pubblico promosso dalle pari opportunità a livello nazionale e accoglie le richieste di aiuto e sostegno. Chi chiama rimane anonimo. Le operatrici specializzate prima di tutto ascoltano per capire le necessità e poi cercare di orientare al cosa e come fare. Il servizio non fa denunce, non ha contatti con organizzazioni esterne, è un primo passo che aiuta a capire. Non ha conseguenze, non lascia in giro tracce, non prescrive. Semplicemente promuove senza forzare una più consapevole, informata e libera scelta. Guardate come cambia la storia in un momento, guardate come arriva il grande cambiamento. Se l'hai cercata e se cento volte voleva denunciare.
grande cambiamento.